Salve ragazzuoli, bentornati sul canale di gameplay di Varridoni per il secondo episodio di questa mia serie su Crash Bandicoot 2. Siamo al secondo mondo. Entriamo subito nel primo livello senza perderci in ciance. Eccoci qua, tutto al ghiaccio. Oh mamma mia, si scivola. A posto. Ah, quella mi è arrivata direttamente in testa. Ok. Attenzione al TNT. Ah, ma qui c'è anche una cassa, però. Figo. Meno male abbiamo rischiato la morte, ma non ci facciamo spaventare. Pinguini che pattinano. Eserciti di fuoco che non hanno altro scopo nella vita se non fare avanti e indietro, avanti e indietro. Ok. Qui non c'è nulla, eh? E allora checkpointiamo. Oh, porcaccia vacca. Ma così lo posso uccidere? Ok, quando non hai gli spuntoni di fuori lo posso uccidere. Mamma mia, ho fatto in tempo in tempo. E stavolta non ho fatto in tempo in tempo. Oh. Ah, giusto, a proposito ragazzi, noi possiamo fare la... Ma è più alto il salto caricato? Se mi abbasso? Non lo so. Qui probabilmente c'era qualcosa che ignoro. Forse una piattaforma. Boh. Noi proseguiamo. Ah. Dai. Ok. Oh mamma, quanto si pattina. Non ce la farò mai a tornare lì. Ok, pazienza. Oddio. Non chiedetemi come ho fatto a schivarlo, perché non lo so. Poca. Bene, pure le stalattiti ci si mettono. Via via. Qui c'è un po' di roba da prendere. Vediamo un po'. Eh sì ragazzi, se faccio il salto caricato arrivo più in alto. Falla sapere queste cose. Ah. Per un pelo. Ok, livello bonus. Io naturalmente non prendo i frutti, perché porca miseria. Quindi, così no. E così sì. Ma pensate. Muoio, muoio. Ok, non sono morto. Cassa. E qui toccherà sbloccare. Eccolo. Giustamente. Salto in alto. Chissà quante piattaforme avremmo potuto raggiungere nei livelli precedenti. Tanto come ho detto, questo livello non vuole essere finito al 100%. Sono morto stupidamente. Ma posso rifarlo? Beh sì, così riprendo pure i frutti Wumpa. Ok, ci colleghiamo da dove ho lasciato. Ok, eccomi. Vediamo se riesco ad allontanarmi un pochino. Ok, tutto a posto. È pericolosa questa zona, ma... Ok, riusciamo comunque ad uscirne con qualche vita aggiuntiva. Qui ci sono stato, e allora proseguiamo. Oh mamma. Vita! Ok, checkpoint. Casse, casse. E qui ci sono queste maledette ruote di pietra. Ed ecco il cristallo lì, perfetto. C'è qualcosa sopra? No. E allora, cristallo per noi. Oh, non vedi questo? Oh. Ce la faccio? No, non ce l'ho fatta. Ce la faccio? Ce l'ho fatta. E siamo arrivati alla fine. 59 su 124 addirittura. Mamma mia. Ok. Finito questo livello. Ah.
Niente gemme, ma tanto non devo finirlo al 100%. Messaggio. Allora, stai aiutando Cocortex a prendere i cristalli, ma non hai ancora nessuna gemma. Interessante. Bene, Crash, sappi questo. Fino a quando sarai un alleato di Cocortex, tu sarai il mio peggior nemico e farò di tutto per fermarti. Se ti sta davvero a cuore il destino del mondo, dovresti raccogliere le gemme e non i cristalli. Se trovi le 42 gemme, le potrò usare per potenziare un raggio laser che distruggerà Cortex e la sua stazione spaziale. Fino ad allora userò le mie forze per impedirti di raccogliere i cristalli. Bene, ok, come l'ho detto, quindi ci tocca raccogliere pure le gemme? Vabbè, ci proverò in offline, magari quando ci riesco, se ci riesco, registrerò quella parte, solo che porca miseria. Ok, intanto andiamo avanti, poi valuterò se cominciare a raccogliere anche le gemme e in caso vedremo come fare. 45 gemme, ma che scherziamo? Vedremo, dai. Magari ci sono due finali. Uno se aiutiamo Cortex e l'altro se aiutiamo quest'altro tizio. Ok, intanto proseguiamo. Spediti. Buono. Altra vita. Allora, vai. Vai. E vai. Tolta di mezzo pure la pianta. Checkpoint. Allora, io qua mi ricordo qualcosa. C'era un mio amico che qui passava sulle casse. Morirò sicuramente. Sì, ricordavo bene. Solo questo ricordavo, che questo passava sulle casse. Che cos'è questa cosa? No, aspetta, non voglio salvare adesso. Anzi, sì, visto che ci siamo. Oh, bastava premere. Ivan. Fatto. Mi sembra... Allora, aspetta, che era qui? Snow Go. Ok, eccoci. Dove siamo capitati? Non riconosco la zona. Porca miseria, abbiamo perso una delle maschere. Occhio a questi ricci. Il fatto è che qui si slitta e rischiamo la vita perennemente. Ok, maschera per noi. Vabbè, dai, a posto così. Yeah. Là. Aspetta. No, non lo volevo uccidere, maledizione. Qui tocca attivare un interruttore. Eccolo qua. Vediamo se ci riusciamo. Ah, possiamo anche fare la Vacca mia. Ah, che pazienza. Ok, intanto comunque una vita l'abbiamo presa. Un problema su questo ghiaccio, ragazzi, mi sto impiccando. Oh. Adesso cerchiamo di non cadere. Oh, altre vite. Perfetto. Oh, porca. Oh, mamma. Così. No. Ok, calma, ci siamo. Bene, fatti fuori. Oh. Adesso calma, fai la tua giravolta. Ecco. Via.
Non me ne frega niente. Non lo so cosa sto facendo, ragazzi. Sto andando a... Ma quella era la gemma che stava... al primo mondo. Sono tornato indietro, in pratica. A momenti ci rimetto le penne. Ok, sì, lo riconosco. Questo qui è il vecchio livello. Ok, ragazzi, taglio da qui. Se non succede nulla, ci rivediamo direttamente all'altro livello. Eh sì, effettivamente mi ha fatto tornare all'altro livello, solo che adesso c'era... abbiamo una gemma. Ma pensa te. Ok. Quindi andiamo su. E adesso mi tocca rifare il livello. Ehi. Ok. Ci abbiamo trovato. E niente, andiamo. Eh sì, è il livello di prima. Ma meno male che mi sono ricordato quella cosa, altrimenti quella gemma non l'avrei mai presa. E siamo anche invincibili. Peccato che l'abbiamo praticamente sprecata, ma... Opla! Ah. Ok, adesso possiamo prendere la moto. Ma tocca vedere se ci stanno altre piattaforme come questa, però, che ne so. Intanto noi proseguiamo. Calma. La voglio. Presa. Voglio anche questa. Bene. Oh mamma. Ok, me la sono cavata per il rotto della cuffia. Bene. Bonus. Via. Oh no. E secondo te questa come la dovrà... Ah, beh, sì, giusto. Prendiamo, ci togliamo. Non è che distrugge tutte le cose, no? No, meno male. Ok, allora, 1, 2, 3, 4, 5. Uff! Ah, fantastico. E fatto anche questo. Siamo a 38 vite, ragazzuoli. Oddio, pianta. E faccio così. Ok, cristallo. Ma prima... Ah, oh, bello. Posso finire serenamente il livello. Se non muoio. Uno, due e tre. Questo non mi piace, c'ha il segno del teschio, quindi me ne vado. Perché... i creatori di questo... Non è rimasto niente. Altra sezione. Lì però c'è un'altra piattaforma. Che ne so, sarà un bonus anche quello. Aio. Eh sì, probabilmente sì. Noi intanto prendiamo le scatole. Non prendiamo la nitro. Mamma mia, c'era una mia! Oddio mio! E che cavolo! Ah, siamo rimasti senza nulla, eh! Cerchiamo di non farci colpire ancora! Ok, e ok! Ah, fatto, ragazzuoli! Non me ne importa nulla, ce l'abbiamo fatta! Poi per quanto riguarda queste gemme, valuterò. Non ho ancora deciso se prenderlo o no. Al massimo, alla fine della serie, potrei fare delle puntate aggiuntive in cui vado a recuperare le gemme. Non lo so, dipende da come finirà questo gioco. Ma quanto sei orsacchiottoso tu! Ma quanto sei bello!
Ma quanto sei bello, così morbido e carino. Tiè, opla, opla. Maltratto gli animaletti. È così... Ma lo vedi che questo gioco ti incentiva a maltrattare gli animali? Non è che me ne dai altri, no? No, però ci potrei stare tutto il giorno. Bellissimo. Ok, andiamo avanti. Ah. Oh, rieccolo! Ma che spettacolo! Ok. Sì, anche questa me la ricordo dalla pubblicità. Diceva, nuove, altre novità per Crash Bandicoot. Ora può anche cavalcare gli animali, ma... Non mi ricordo com'era. E mi fanno male le foche? Oddio! Ma sono morto! Quello al sacchiotto che mi guarda. Ok, riproviamo, dai. Comunque, ho visto il cristallo, eh. Le foche ci fanno male. Cristallo preso. Ah. Porca madosca. Perché esplodono quelle cose? Ok, noi intanto prendiamo il checkpoint. E andiamo avanti. Vigliacche bombe già innestate. Ma come cacchio si fa qui? Non ce la farò mai. No. Checkpoint sì. Grande. No. Oh mamma. Oh mamma. Io lo sapevo. No. Mi sono appuntato sull'acqua. Ok, riproviamo. Meno male che ho preso il checkpoint vicino. Così si possono fare queste cose senza... Le mutande di Crash in testa, fantastico. Ok ragazzi, sto perdendo vita inutilmente. Concentriamoci. Saltini piccoli e ok. Dove vado? Qua. No, no, ricordo scene del genere, non è la prima volta. Anche sul primo c'era qualcosa del genere, sui missili. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo serve per far esplodere le casse... prese in precedenza, spero. 44 su 48. È stato divertente. Spaventoso, ma divertente.